Siamo tutti a conoscenza della ridicola questione politica che in meno di una settimana le ha cambiato nome. Prima era Milano, adesso è Junior. E siamo anche tutti a conoscenza della miriade di commenti sui social che dicono che non è più un Alfa Romeo per via della piattaforma condivisa. Una necessità questa a cui fanno capo anche tantissime altre case, utile per rimanere a galla in quella che è forse la più clamorosa trasformazione del mondo dell'automobile dal XIX secolo ad oggi. E allora, secondo me la cosa migliore da fare è, via pregiudizi, via preconcetti, sedersi al volante per capire una volta per tutte come va questa benedetta macchina. Dunque, ben trovati a tutti in una nuova puntata della pagella di quattro ruote, dove voce per voce andremo a capirne di più sul suo conto, pregi e difetti. Let me see ya. Quella che vedete alle mie spalle è la Junior veloce, 280 cavalli, 345 newton per metro di coppia, 100% elettrica. Per capirci, sul nostro circuito ha girato più veloce di una Mercedes classe A 35 AMG. Un risultato che a me sembra piuttosto considerevole se teniamo conto che qui sotto c'è la piattaforma CMP condivisa anche con la Peugeot 2008 e il ponte torcente posteriore, e questo fa capire il grande lavoro di fine tuning applicato da Alfa Romeo. Lo schema MacPherson di base è stato personalizzato con montanti specifici, diversi anche gli angoli statici, ma soprattutto ci sono molle, ammortizzatori e barra antirollio dedicate. L'assetto poi è ribassato di 25 mm e adotta tra l'altro una taratura complessivamente più rigida. Insomma, dedicheremo un approfondimento sul tema in un video dedicato, ma adesso torniamo alla nostra pagella. Sappiate che l'Alfa Romeo Junior è ordinabile anche in versione benzina ibrida oppure elettrica standard, con consegne per entrambe da fine settembre. E allora, la termica, con il 1200 turbo a geometria variabile e distribuzione a catena, attacca a 29.900 euro ed è dotata anche del cambio a doppia frizione elettrificato di serie, in variante da 136 cavalli, ma poi più avanti ci sarà anche quella da 100 cavalli. E poi c'è anche l'elettrica, meno potente rispetto alla veloce che sto guidando, da 156 cavalli, 39.500 euro e batteria da 51 kWh netti. E allora, cominciamo dal design. Il trilobo con lo scudo al centro è sempre stata una gran fortuna per i designer. Lo metti là davanti ed è subito Alfa Romeo. Per la Junior però il centro stile ha reinventato il frontale con un effetto molto moderno che confonde un po' chi si aspettava un forte richiamo alla tradizione. Le luci sono 3+3 e vorrebbero richiamare gli altri modelli del biscione, ma la firma luminosa è tutta sua. Lunga 4,17 m, la Junior ha sbalzi piuttosto contenuti e passa ruota decisamente muscolosi. E poi Alfa dichiara di aver cercato nella coda tronca una citazione alla leggendaria Giulia TZ del 63. Solo una citazione per come la vedo io, ottenuta con il labbro scuro che integra le luci. Premesso che su questa versione sportivissima troviamo bellissimi sedili firmati Sabelt, molto profilati, belli da vedere ma anche da sentirsi addosso, beh, qui le geometrie comunque in generale soddisfano, perché il piantone dello sterzo riesce a venire molto fuori, questo vuol dire allontanarsi con il corpo e di conseguenza distendere bene le gambe. È vero anche che ci troviamo a 57 cm da terra come punto H, del resto siamo su una SUV, ma è anche vero che la posizione di guida è molto più automobilistica di quella che si trova su tante sue rivali. Se solo avesse quei 2 cm in più verso il basso della regolazione elettrica sarebbe perfetto. La vecchia guardia lamenterà senza dubbio la presenza di componentistica francese, e d'altronde anche sulle Lamborghini ci sono comandi Audi, però fa parte del gioco e va accettato. Mettere in produzione un tasto dedicato è costoso, lo sappiamo tutti, però almeno la Junior veloce avrebbe meritato un selettore delle modalità di guida ad hoc, anziché quello comune a tutte le francesi. Per stile e finitura il ponte di comando offre un bel colpo d'occhio. È ben protetto dal sole con la palpebra a cannocchiale, poi c'è il display digitale che sfodera una bella grafica e il giusto quantitativo di informazioni, insomma buona fruibilità. E il display dell'infotainment da 10,25 pollici invece impone di abbassare un po' lo sguardo dalla strada per essere consultato al meglio. Mutua l'interfaccia dalle sorelle ed è presente la navigazione, servizi online e varie connessioni wireless. Parlando di climatizzazione, poi
l'impianto automatico e monozona, comune anche questo alle cugine di piattaforma, però lavora bene. Bene orientabili le bocchette anteriori, dietro invece mancano del tutto, come del resto poi sulla maggior parte delle sue rivali. Ricca la dotazione su questa veloce, c'è la microfibra anche sul volante oltre che sul tunnel centrale, poi troviamo anche ruote da ben 20 pollici con spalla ultra ribassata e vedremo tra poco se si faranno sentire tanto sugli ostacoli oppure no. Insomma, nel complesso c'è plastica rigida, sì, però tutto è molto ben curato. Capitolo spazio. Beh, sappiate che è commisurato al corpo di una vettura lunga 4,17 m. Davanti c'è una buona ariosità, dietro, come dimostrano i nostri rilevamenti, l'agio è solo discreto, meglio in due, in tre solo per brevi tratti. Oltretutto il guscio dei sedili anteriori è un po' invadente. Due o tre cose al netto di tutto non mi hanno fatto proprio impazzire. Il tasto di accensione e spegnimento va tenuto qualche secondo, altrimenti non succede nulla. E poi anche la strumentazione. Bello sì il motivo a cannocchiale che riprende le Alfa Romeo del passato, ma dentro lo schermo è rettangolare. E arriviamo al capitolo bagagliaio. Dunque la casa dichiara 400 litri da cartella stampa, il centro prove ne ha misurati invece 261 fino alla cappelliera. Non sono tanti se lo paragoniamo al bagagliaio di altre sue rivali che magari offrono anche la panca posteriore scorrevole. Detto questo, c'è di buono che ha il doppio fondo regolabile su due posizioni e anche l'apertura elettroattuata. E tra l'altro qui sotto il cofano ci sarebbe anche un micro frank buono per ospitare però solo i cavi di ricarica. Ne parlavamo in apertura, si è partiti dalla piattaforma CMP, va bene, ma qui la mano di Alfa Romeo è stata davvero importante. Ha cambiato ammortizzatori, molle, irrigidito un po' tutto il telaio, addirittura sono cambiati alcuni supporti degli schemi sospensivi e anche la scatola di sterzo. Del resto parliamo, forse non tutti lo sanno, di un'auto elettrica che all'inizio doveva avere qualcosa come 240 cavalli, ma poi la stessa Alfa Romeo, fiduciosa delle bontà telaistiche, ha deciso di innalzare la potenza a quota 280. La trazione è solo anteriore, ma qui viene la magia di questa Junior, perché tra le ruote c'è un differenziale autobloccante Torsen calibrato per dare il 34% di blocco in rilascio e il 36% invece in tiro, che è dello stesso produttore che ha fornito la scatola di sterzo, e questo per far sì che lì davanti si parli la stessa lingua. Morale della favola, quando si è a centro curva e si butta giù tutto sull'acceleratore, l'auto al posto di allargare e smusare come farebbe una qualsiasi trazione anteriore con tutta questa cavalleria, beh invece no, lei chiude la traiettoria e ti porta dentro. Mai provata una cosa del genere. Perché poi a tutto questo ci dobbiamo mettere anche il lavoro dello sterzo, super diretto, del resto il rapporto è 14,6 a 1, quindi basta poco angolo di sterzo per far voltare l'auto, oltre al fatto che poi è un comando anche piacevole quanto a sensibilità. Ma la cosa sorprendente, torno a dirlo, è la capacità di portarti dentro la curva, giù tutto e lei ti porta fuori molto veloce, ma soprattutto senza farti allargare la traiettoria. Tenendo conto poi che dietro è rimasto il ponte torcente, come vi dicevo. Alfa Romeo però ha aggiunto una barra antirollio, oltre al fatto che ci sono ammortizzatori specifici, e sono ammortizzatori a smorzamento progressivo con doppio fine corsa idraulico. Tutto questo serve un po' a bilanciarla anche nei veloci cambi di direzione, limitando il rollio. Insomma, tutto questo per dirvi che cosa? Che la Junior in questo allestimento, in questa versione veloce, è capace di prestazioni, di handling, di una guida da sportiva vera. Oltre al fatto che poi riesce a scaricare la sua potenza, che non è poca, in modo consistente ma mai troppo appuntito, mai fastidioso. E quando si alza il ritmo, beh, la guida della Junior diventa molto fisica. Non faticosa, però secondo me richiede più partecipazione rispetto a Stelvio e Giulia.
E allora a questo punto diamo anche qualche numero. 0-100 che si copre in 5 secondi e 9, punta massima di 195 km orari, 345 newton per metro di coppia e un 70-120, quindi parliamo di ripresa in appena 4 secondi e mezzo. L'unione poi con questi pneumatici su cerchio da 20 e spalla molto ridotta, barra 40, beh, conferiscono un grande limite nella tenuta laterale, anche sul bagnato. Come abbiamo visto nei nostri test dinamici, cambio di corsia su asciutto, in curva, ma anche in rettilineo. E questo grazie anche ad un SP molto ben tarato. Insomma, la Junior si è rivelata sempre precisa, svelta e soprattutto sicura. La Veloce poi adotta un impianto frenante tutto suo, dedicato. Dischi da 380 mm di diametro morsi all'anteriore da pinze a 4 pistoncini e questo ha permesso spazi d'arresto piuttosto contenuti. Da 100 a 0 37,2 metri a minimo carico. L'altra cosa che mi è piaciuta è anche il feedback del pedale del freno. Parliamo di un'elettrica, parliamo anche di una frenata rigenerativa, perlomeno nella prima parte di frenata. Eppure il pedale ha sempre la giusta consistenza e si riesce a dosare bene la forza frenante. Assetto sostenuto, come è giusto che sia per un'auto di queste prestazioni, però non si sentono particolari contraccolpi. Le sospensioni lavorano bene, certo è che sulle asperità più secche ovviamente il limite di questi pneumatici con la spalla molto bassa viene fuori. Bene anche alla voce in sonorizzazione, in autostrada a velocità costante si sente poco il rotolamento degli pneumatici e anche i frusci aerodinamici che poi di solito rovinano un po' la festa. Per gli amanti del suono, in questo caso virtuale ovviamente, Alfa Romeo mette a disposizione una modalità che consente di percepire questo suono virtuale. Ecco, me la sarei aspettata un po' più coinvolgente, soprattutto in modalità dynamic, ma tant'è. Oltre agli ADAS divenuti obbligatori, lei include anche la guida assistita di livello 2, che qui è di serie, mentre sulle versioni base va aggiunta con un pacchetto. Il tutto ha funzionato piuttosto bene nei diversi scenari, meritandosi un punteggio alto. La cosa che mi impressiona tantissimo è il fatto che si accelera a centro curva e lei chiude la traiettoria al posto di allargare. È pazzesco, e nei curvoni a raggio lungo, costante, il retrotreno è poggiato lì. Si solleva il piede, non si alleggerisce e rimane costante nella traiettoria. Perfetta. In questo modo, sfruttando il lavoro del differenziale autobloccante Torsen, si può letteralmente anticipare uno l'ingresso in curva, ma soprattutto cioè il momento in cui si mette giù tutto sul pedale dell'acceleratore per essere sparati fuori velocissimi. Il rollio c'è tra una curva e l'altra, ma non è tanto, la macchina rimane molto bilanciata, molto composta, balla poco. E soprattutto anche le reazioni sullo sterzo, nonostante la cavalleria, nonostante tutto fosse scaricato solo lì davanti, sono sempre molto composte e prevedibili. Sbacchetta poco, ecco. Parliamo di consumi, capitolo che fino adesso ancora non abbiamo mai toccato. Batteria da 51 kWh netti, come abbiamo detto. Però non vi spoilerò nulla perché vogliamo approfondire il tema in un altro video. Per adesso sappiate solo che l'omologazione da ciclo WLTP per quanto riguarda la Veloce arriverà solo a novembre. Nel frattempo la casa sul sito dichiara un'autonomia di circa 324 km. Let me see you try. Ha fatto tanto discutere l'Alfa Romeo Junior e probabilmente lo farà ancora per tanto tempo. Fatto sta che i numeri del centro prova e le sensazioni alla guida raccontano un'altra storia, quella di una casa che nonostante cambiamenti epocali e profondi rispetto al suo glorioso passato è riuscita ancora una volta a lasciare un briciolo del suo DNA sportivo anche quando si è trattato di ribrandizzare una V-SUV con piattaforma condivisa. E allora a questo punto io come al solito tiro in ballo voi. Cosa ne pensate? Ditemelo qui sotto nei commenti. Let me see you try.